inaugurata lo scorso sabato 20 marzo ad Agropoli, la quinta casa dell'acqua, collocata in piazza San Severino nel centro storico. L'installazione si aggiunge agli altri distributori di acqua depurata che sono operativi in via Taverne, presso il Pala di Concilio, località Moio in piazza, sul lungomare San Marco in piazza Gallo, in località Fonti in piazza Cone. Una scelta economica a solo 5 centesimi al litro e amica dell'ambiente. Seguiranno a breve altre installazioni, ha detto il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, in località Madonna del Carmine, sul Porto e in località Mattine. Un progetto che portiamo avanti ormai da qualche mese. L'obiettivo era consegnare in ogni quartiere della nostra città la sua casetta dell'acqua, che diciamo ha diversi significati. Il primo significato, quello naturalmente di ambientale, perché uno degli obiettivi della casetta dell'acqua è proprio di ridurre l'utilizzo della plastica, quindi spingere le persone a riutilizzare il vetro. E qui a prezzi assolutamente competitivi abbiamo dell'acqua depurata che le persone possono venire a prendere col vetro, diciamo mettendo da parte la plastica. Quindi il primo obiettivo, il senso più importante che abbiamo voluto dare a questo evento, a questa manifestazione, tra l'altro non solo nella nostra città ma un po' dappertutto, è proprio quello del risparmio che va verso i cittadini, che la possono venire a prendere a prezzi bassi, ma soprattutto una riduzione dell'utilizzo della plastica, e sappiamo quanto la plastica danneggia il nostro ambiente. E pare che questa iniziativa insomma abbia avuto un ottimo risultato in città, perché dalla prima inaugurazione fatta in prossimità del nostro palazzetto di Concilio a quelle che si sono susseguite poi nel tempo, ogni volta c'è stata una buona risposta da parte dei cittadini che l'hanno gradita. È chiaro che non potevamo mancare a lasciare il nostro segno anche nel centro storico della nostra città, che tra l'altro diciamo, ha anche un elemento di comunità in più. Per chi diciamo deve muoversi, è chiaro che era difficile per scendere giù a quella più vicina, ma in questo momento era proprio quella vicino al palazzetto per poterlo utilizzare, quindi portarla qui significa dare anche a loro una grande possibilità di muoversi con comodità. Tra l'altro Piazza Severino si presta benissimo a questo tipo di iniziativa, quindi questo ci fa ben sperare insomma che anche questa casa venga ben accettata e fortemente utilizzata da parte dei nostri cittadini. Nei prossimi giorni ci andremo a completare il nostro giro, perché mancano ancora all'appello il rione della Mano del Carmine e il rione delle Mattine, che ancora devono essere utilizzate, e poi chiuderemo insomma anche con una casa dell'acqua al Porto, in modo da completare veramente ogni rione della città. Speriamo che, come ha detto il sindaco, anche tutelare in questo modo l'ambiente, riducendo quello che oggi è la plastica, e soprattutto utilizzando in questo modo sicuramente un'acqua pulita, sicura, perché comprare l'acqua in bottiglie di plastica sicuramente ne va della nostra salute. Quindi anche come assessore alla sanità vi invito a tutti i cittadini di seguire di tutte le casse dell'acqua presenti nella nostra città. Si completerà, come ha detto il sindaco, a breve il giro, e quindi possiamo in questo modo sia ridurre la plastica e secondo me anche ridurre i costi. Quindi questo può essere utile anche per una famiglia, utilizzare questa cassetta dell'acqua e quindi portare in tavola acqua sicuramente pulita, fresca ed economica. Leviamo. Bene.